Benvenuti a una nuova puntata di Dr. Penis. Oggi abbiamo con noi Enrico. Enrico è un ingegnere ordinario? Ex professore ordinario di ingegneria, 71? 71 adesso. 71 anni, ha effettuato nel nostro centro 9 mesi fa un impianto di protesi al pene. Enrico ha avuto 10 anni fa una prostatectomia radicale per un tumore alla prostata e è andata avanti per circa 10 anni con rimedi farmacologici che non soddisfacevano ovviamente le sue necessità. Era costretto a fare delle iniezioni intracavernose di prostaglandine. Oggi Enrico viene qui e ci testimonia la sua esperienza. Enrico, come stai? Sto bene fisicamente, sto bene, e come ho ripetuto parecchie volte, i risultati dell'operazione danno soprattutto benefici, a parte fisiologici ovviamente, psicologici, perché come ha detto il professor Antonini, e qui c'è poco da fare, dopo l'operazione alla prostata, se è stato toccato il nervo erettile, come nel mio caso, e mi risulta che sono molti i casi in cui questo succede, perché poi mi sono informato a posteriori, non ci sono soluzioni, a mio parere, ex post soddisfacenti. Cioè io subito dopo l'operazione, dopo 2-3 mesi quando si vede che non c'è l'erezione, sono andato dal chirurgo che mi ha operato a suo tempo e lui mi disse di cominciare a prendere solo le cose, il Cialis orale, ho preso tonnellate di Cialis che non mi hanno prodotto nessun effetto. Allora sono passato, sempre sotto l'avviso dell'urologo che mi assisteva, all'iniezione di prostaglandine, ma è un'operazione antipatica, prima cosa. È chiaro, uno si abitua a tutto pur di avere l'erezione. E poi psicologicamente è complicata perché ti rovina l'immediatezza. E devi sempre andare in giro con questa siringhetta con la dose che devi mischiare. È monodose, non puoi rifarla la mattina per la sera. C'è sempre questi 15 minuti di routine che danno molto fastidio nel caso che non si abbia un rapporto stabile, come ho detto, io non sono sposato e non sono nemmeno, non ho attualmente un rapporto stabile. Ma anche quando si ha un rapporto fisso, cominciare a fare questa manovra 15 minuti prima è veramente. No, anche perché è psicologicamente. Non è una soluzione. Quello che io dico sempre, stresso come concetto, che la terapia orale, la farmacoinfusione, non è la soluzione al problema, è una terapia on demand, con tutti gli effetti collaterali dei farmaci, ovviamente nel caso dell'alprostadil, erezioni prolungate, dolore, addirittura ci sono dei pazienti che hanno delle formazioni, sì, delle deformazioni del pene nel tempo, si sviluppano delle fibrosi. Il vero trattamento, la vera terapia per il deficit erettile dopo un intervento per tumore alla prostata è l'impianto di una protesi al pene. Anche perché la cosa che mi preme sottolineare, da quando uno fa l'intervento alla prostata, quando fa l'impianto di protesi, se il tempo che passa è molto lungo, il pene si accorcia. Hai notato questa cosa? L'ho notato, sì. E infatti si accorcia dopo l'intervento alla prostata, si comincia ad accorciare, questo mi hanno avvertito che sarebbe successo. Chiaramente il fatto di non poter ripetere, diciamo, non poter indurre l'erezione con le prostaglandine ogni giorno, perché non si può fare, perché poi alla fine fa male, quindi ha un effetto, no? la funzione crea l'organo e lo mantiene. Io ho avuto, a proposito di questo che dicevi, qualche amico, io non l'ho mai avuto, ma che hanno avuto seri problemi di, come si dice, gli si è formata una placca fibrotica, sì, nel posto dove facevano le iniezioni, sì, e tanto che uno mi ha detto, mi si è spezzato l'ago, sì, a me non è successo, perché ovviamente non l'ho usato, ma c'era un mio amico che lo usava per sua missione tutti i giorni perché era proprio impazzito e alla fine non riusciva a fare l'iniezione, cioè. E poi c'è il fatto che, questo l'ho notato anch'io, che si comincia con la dose da 5, poi devi aumentare a 10, perché anche se io ci sto molto attento a queste cose, che comunque non è la soluzione per me adesso.
lasciamo perdere quello che dice il chirurgo che è l'esperto, io faccio da paziente questa osservazione, non è la soluzione per motivi psicologici, cioè andare da con una partner nuova e dirle scusa cara, adesso aspettiamo un momento perché questa è la siringa, io faccio l'iniezioncina, aspetto 15 minuti, poi ci rivediamo, no. Non è fattibile, è veramente, non so come sarebbe in un rapporto, diciamo, fisso e stabilizzato, ma insomma sempre una rottura. Senti, qualcuno ti ha mai parlato di protesi oppure ti sei dovuto documentare per conto tuo? Molto pochi ne parlano perché a noi maschi non piace parlare di queste cose. No, no, io parlo di medici. Sì, dunque, immediatamente dopo, diciamo 6 mesi, 8 mesi dopo l'intervento alla prostata, ne parlai col mio urologo di allora. E gli dissi che sapevo, perché io vado in giro su internet e mi informo, che c'erano questi impianti di protesi peniene. E lui mi sconsigliò, mi disse, ma no, sei ancora giovane, puoi fare le prostaglandine perché hai 61 anni, allora, e l'operazione ti può dare problemi, dopo 10 anni magari, dopo 5 anni ti si rovina l'impianto, insomma, ma mi scoraggiò a suo tempo. Alla lunga, dopo 3-4 anni, devo dire sinceramente ho cambiato urologo, perché mi sembrava una posizione preconcetta. Io ho la tendenza a informarmi molto da tutte le vie che posso, per professione sono uno che legge e studia, quindi mi sono informato su internet per qualche anno prima di decidere a fare un intervento così intrusivo, anche perché c'è una piccola percentuale di possibilità, di probabilità che l'intervento vada male, questo lo sanno tutti, quindi diciamo il rischio diminuisce con l'età, perché man mano che uno va avanti meno c'è il rischio, no? Anche se non mi succede qualcosa ormai, però quello che ho notato è che c'è poca informazione, perché mentre su internet uno magari se uno cerca protesi peniena viene bombardato da questi annunci, e fra maschi non se ne parla volentieri, nemmeno fra amici. Bisogna essere amici di un po' aperti, particolari, per avere la possibilità di parlare di queste cose. Senti, l'intervento, il decorso post-operatorio, com'è stato? Il decorso è stato inesistente, cioè io sono stato 5 giorni in clinica perché c'è proprio una fase di erezione idraulica indotta, e quella la devi fare in clinica perché non c'è possibilità di farla nessun'altra parte, sei cateterizzato, tutto là. Sono uscito il quinto o il sesto giorno. Insomma, non ho avuto dolori, però la scocciatura ovviamente sono i 10-15 giorni che devi stare a casa senza sforzi, io vivo da solo, quindi mi sono dovuto organizzare. Quello che è mancato ovviamente sono i dolori. Adesso a posteriori posso dire che ci ho avuto un periodo piuttosto lungo, un mese e mezzo di fastidi, cioè la presenza del serbatoio mi dava fastidio a livello muscolare, tant'è vero che io facevo un certo tipo di ginnastica, ho parlato pure con te della ginnastica, ho dovuto sospendere. Sì, perché tu hai messo un serbatoio ectopico, quindi sta sotto i muscoli, e quindi fare un'attività fisica poteva dare un po' di problemi. Sì. Ma adesso c'hai dolori, fastidi? No, adesso no, perché si è aggiustato il muscolo, però ci ho avuto all'inizio, insomma, quando facevo gli addominali, no, per io ho dovuto smettere di fare gli addominali perché mi dava fastidio il serbatoio. Quello che mi ha dato più fastidio, ed è durato circa un mese, è stata un'infiammazione locale dovuta allo sdruscio, non so come dire, all'azione, al contatto tra il serbatoio che sta nei testicoli, lo scroto, la pompa, sì, la valvoletta con la pompa. Paolo, sei ingegnere, usiamo i termini giusti. È vero, valvoletta e valvoletta, perché ci sta la pompetta e la valvoletta. Comunque, questi qui mi hanno dato un'irritazione interna alla pelle, ma tutto insomma. Tutto. Io infatti sono andato da te a dirti qui c'ho un fastidio, è un fastidio, non è un dolore, bisogna avere pazienza. Tutto passato? Tutto passato. Lo rifaresti? Lo rifarei 8 anni prima. Cambia, adesso non voglio dire che la mia vita è solo vita sessuale, ma ti cambia la vita. È anche divertente con un certo tipo di partner più giovane e un po' allegra il fare tutta la scena, la pompetta, queste cose qua, no? Quindi adesso sarò io che frequento donne particolari, però è proprio un cambiamento di vita sessuale. Ma si vede la protesi?
Dunque, si vede nel costume, io porto i costumi a slip, no? Quelli più piccoli dello Speedo, e nelle mutande, perché porto gli Eminence. Si vede che ci stanno praticamente le tracce di tre testicoli, perché si vede la pompetta. Ma per il resto non si vede, tant'è vero che anche per provare, io ho cambiato il tipo di slip, adesso porto i boxer stretti, perché ti danno più libertà di mettere tutta la tubologia che sta dentro. Sto più comodo, ma non si vede, ma poi anche quando si vede, insomma adesso non voglio entrare in particolari, però io alle mie partner le faccio toccare i tubetti, faccio toccare la pancia dove sta il serbatoio, gli faccio sentire il rumore quando si sgonfia, perché è una cosa che ci si può giocare, è divertente, insomma, no? Prima non lo potevo fare, che facevo? Guarda la siringa, invece adesso è tutto più umano. Senti, per finire, dai un consiglio a un paziente di 60 anni che ha fatto una prostatectomia radicale. Come me. Come te. Io ho fatto a 61 anni. E dunque, immediatamente parlare col chirurgo per sapere se è successo qualcosa a livello, ma tanto uno se ne accorge, a livello del nervo erettile. E poi io non so se si può fare immediatamente l'altra operazione, cioè l'impianto, non lo so perché non mi sono si mai può, informato. Si può fare direttamente. Sì. Allora suggerirei di informarsi se si può fare tutte e due insieme. Sì. Sì. Perché ovviamente si risparmia una degenza intera. Io per la prostata avevo avuto solo piccolissimi problemi col catetere, no? Degli spasmi da catetere. Si può fare, però bisogna avere la grande competenza del chirurgo che fa l'intervento per il tumore alla prostata e una grande competenza del chirurgo impiantatore, perché se fare solo l'impianto di protesi può avere delle complicanze da un punto di vista infettivo, capisci che fare una prostatectomia radicale, l'impianto di protesi, aumenta enormemente le possibilità di complicanze. Questa è una cosa che nelle mani esperte si riduce come percentuale di rischio verso lo zero, ma se non c'è la competenza giusta, come in tutte le cose ovviamente. Quindi dici che ci vogliono due chirurghi? Ci vogliono due chirurghi. Ah, questo non lo sapevo. Ah, vabbè. Comunque a me ormai non mi possono levare più niente. Quindi va bene. Mi hanno detto che il tempo di durata di questa protesi è 15 anni, sì. Quindi penso che prima muore il cane, poi muoio io e vabbè, ricicleranno questa protesi. Va bene, ok, grazie Enrico. A ci vediamo alla prossima puntata di Dr. Penis.